Hello guys, hello, welcome everyone guys, good evening, buonasera a tutti, ciao belli, benvenuti nel quarto giorno di questo torneo, nella fase a gironi, a eliminazione diretta. Iniziamo, ecco qua, Pino subito, go music, wait, wait, bled, wait, keep calm. Dicevo ragazzi, iniziamo subito con i saluti, ciao Salvo, benvenuto, ciao Vito. Hello Gabo, welcome. You are moderator now, bro, in my channel. Welcome in my fucking crew. Blet. Helgefe, hello bro. Ciao Dani, benvenuto. Vito l'abbiamo salutato. Hello Twitty, welcome Bert. Fucking Bert. Sfruttate l'occasione di parlare prima che entri il Nightbot e inizi a spammare la chat, dice Gabo. Ecco qua. Ciao Pino, benvenuto. Chi altro più? Nightbot. No, Pino, subito iniziamo. Tec! Ha regalato un abbonamento il presidente. Vai, mo, vai, presidente. Hello Brian Gomez, welcome in my membership, bro. Welcome. Ciao Alfio, buonasera a te, benvenuto. Ciao Stefano, benvenuto. Bene ragazzi, iniziamo subito con il vedere i risultati di ieri. Ve li faccio vedere subito così ci facciamo un'idea perché la sfida, la prima partita, le prime due partite di oggi saranno fondamentali fra queste due squadre che tra non molto vi mostrerò perché ci sono appena 20 punti l'una dall'altra. Per il quarto e il quinto posto, quindi praticamente la sfida di oggi, le prime due partite di oggi saranno a mio avviso fondamentali per decidere effettivamente chi starà al quarto e chi starà al quinto posto della classifica. Quindi ieri abbiamo visto, per quanto riguarda la categoria Gold, i mini executor contro gli old guys rule, 117 andata, 77-24 ritorno. I mordi contro i sexy, andata 32-98, ritorno 47-86. I Jekylls contro gli Immortals, 44-93 di andata e 24-100 di ritorno. Per quanto invece riguarda la categoria Silver, ieri abbiamo avuto i Wolfpack contro le Ladies, 109 andata, 83-44 il ritorno. Old Boys contro Eagle Eyes, 100-18 andata e 128 il ritorno, e infine abbiamo avuto l'ITV contro i Saw 20-100 l'andata e 11-100 il ritorno. Ringraziamo subito Pino che ha regalato un abbonamento. Grazie Brian per esserti aggiudicato fortunatamente grazie a YouTube questo abbonamento. Benvenuto sul mio canale. Bene, ragazzi, vediamo il programma odierno. Quindi dicevo. Tra non molto vedremo i mordi contro i Jekylls. Ecco qua. Grazie Stefano per i 2 euro. Grazie per il supporto, ragazzi. Iniziamo subito. Grazie ancora. Quindi vedremo oggi, per quanto riguarda la categoria Gold, i mini executor contro, scusate, i mordi contro i Jekylls. Poi vedremo gli Immortals contro i mini executor e i Sexy contro gli Old Guys Rule. Per quanto invece riguarda la categoria Silver, vedremo le Ladies contro l'Eagle Eyes, i Wolfpack contro l'ITV ed infine i Saw contro gli Old Boys. Sempre chiaramente, non vi sto a dire andata e ritorno, per il totale di 12 partite. Passo la parola ai miei colleghi qui in vocal, dopodiché possiamo iniziare con il gioco. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati signore e signori. Mi raccomando, serata calda, partite importanti, e stay tuned e vaffanculo, ti ho anticipato, Ivan. Buonasera, buonasera ragazzi, come va? Tutto bene, eh? Danilo Siamo pronti? Undertaker, bled. Siamo pronti per questa quarta giornata, è giusto Cesare, quarta? Sì, la quarta giornata è oggi Ci siamo? della fase a Ciao, gironi.
Ciao Pino, bello caldo. Ecco qua Come il dialogo va? di Stefano, grazie, sul grande schermo. Grazie Stefano, grazie Pino. Ciao Chucky, ciao Aliefe. Allo Chucky, welcome bro, allo Jedi, welcome bro. Ciao Allo guys. Alfio. Ci si mangia, lo bracio. E niente. Iniziamo subito con il francese delle Murge, da notare. Salutiamo Venom. Salutiamo anche Salvo, Ciao ragazzi, Ricky, noi. benvenuto, scusami, non ti ho visto. Buonasera a te, scusami. Vai Dani, Stasera. vai. Ciao Salvo, benvenuto. Sadler, chi è Sadler? Aiutami a capire, Salvo. Sadler, chi è Sadler? Sadler è Chi è? il ristorante in città Milano. Gabober Moderator, Ah, blet. ah, ha ragione, devo salutare anche il mio amico Gabber. Gabo, Ciao cercando Gabber. persone da bannare. Ciao Allora, Gabo, Gabo, ciao. welcome in my crew, Ma bro. Salvo, io non sono di Milano, Salvo, non conosco i ristoranti di Milano, scusami, ma io ti posso portare da Nunzia a mangiare il bracio, l'orecchietto cusù, che ci metterà, la panzerotto, il calzone di La cipolla, salipcia, mangiati io, Salvio. la salepcia, dove anche chiù la Sono salepcia, Alfio. mischiaretti nella farina da mare stamattina, allora. Io non vi dico grazie. Dai, Cesare, fammi sentire un po' di house music. Cesare, andiamo, dai, un po' di house, Prima dai. di partire un po' con le musiche, ragazzi, ci tenevo a ringraziare ancora una volta Simone Tsunami per l'ottimo lavoro. Vediamo oggi un'ulteriore grafica sia sul programma, che è questo qui che stiamo vedendo sul grande Mamma schermo. me. E visto che siamo arrivati subito in 2 secondi a 20 spettatori, grazie ragazzi per il supporto, vi faccio vedere anche l'ottimo lavoro che ha fatto sul programma del Day 3 della giornata di ieri. Quindi possiamo notare il grande lavoro grafico che ha fatto il nostro amico nonché collega Simone Tsunami. Un abbraccione a lui che ci segue sempre, costantemente, quotidianamente dietro le quinte. Grande Simone. Sciabani, ma è? Ecco qua. A me, vai. Un attimo solo. Fammi un minuto di musica a pompa, dai. Che qua i ragazzi sono carichi. Arrivo subito. Facciamo rivedere il programma odierno. Pino, ma non te lo può promettere, Gabo. Cosa? E Pino gli ha detto: ti raccomando, non bannarmi. Ecco qua. Abbiamo messo un thread a controllo della chat. Adesso assisteremo allo striptease di qualcuno, decidete voi chi. Vai con la samba di Brasile. Ciao Ivan! Salutiamo i francesi. Ciao francesi, ciao! La E voilà, pauvreté, allez, égalité, allez! fraternité, liberté, L'escargot! la Le moustè! moutatan. Le capisci io? Le croissant! L'escargot. Stefano, com'è che hai detto le? Esiste Dio. No, hai detto le croissant. Le Cosa? croissant. Le croissant e le moules d'antan. È Va vero. bene? Attenzione al bot. Grandi ragazzi, carichiamo il disco, adesso si parte. No. Cesare, saluta Cesare in chat, Sì, arrivo saluta. subito. Vedi chi è arrivato. Bene, salutiamo. Oh, Berli, ciao, bello, benvenuto. Buonasera, bleh. Che ho vinto. Sono diventato blu. Che hai vinto, presidente, che hai vinto. Esce la scotta. Ascolta.
chi altro più dobbiamo salutare, raga? Aiutatemi. Ivan, salutiamo Oh, ciao Ivan. Ivan, ciao bello, benvenuto. Bene, ragazzi, sono E31, quindi direi di iniziare. Quindi categoria Gold, che vediamo sul grande schermo, ancora l'ottimo lavoro di Tsunami, Simone. Quindi, come prima partita della serata, fondamentale per la classifica, vedremo i Morti contro i Jekylls. Nella partita di ritorno sulla mappa Station e nella partita. No, che sto dicendo? Scusate, partita di andata Station, partita di Era live. ritorno Ship. Se Stefano mi dà conferma. Ti do conferma e Te? direi che possiamo iniziare. Vai amore, Siamo iniziamo. in orario. Io nel frattempo riscatto qualche ricompensa. Bled. Dopodiché inserisco il codice e possiamo partire. Mi raccomando ragazzi, like. Sì, raga, non vi dimenticate i mi piace, che per me sono un grande supporto. Fatemi sapere in chat se si vede, si sente bene, come al solito, come ogni sera. Don't forget to hit the like button, guys. Thank you for your support. Fate ritardo che è meglio che devo ancora cenare. Bella Ivan, Siamo bella. in due, Ivan, siamo in due. Hello Chucky, welcome bro. Hello. Perfetto, grazie Vito, grazie. Si sente bene anche, sì? Sì. Ok, le squadre sono avvisate, fra pochi secondi dovremo avere il primo game della serata, già valido, come ha detto Cesare, per la classifica. 20 Perfetto. punti dividono le squadre Vogliamo per il ricordare i posti, guadagno del Stefano? quarto posto. Vogliamo Le ricordare i primi posizioni. 5 posti delle squadre? Certamente. Allora, per Sì. quanto riguarda il gold, abbiamo i Sexy al prima posizione No, stiamo con iniziando, 500. stiamo iniziando. Ecco qua, Dove game, vabbè. guys? Mo' lo diciamo dopo sta partita. Vi aggiorneremo dopo, esatto. Quindi, Morti contro Jekylls. Let's go. Airstrike, che non va a buon fine da parte di Neo. Secco uccide Yarrako con la mina. Vediamo Vicious con Diana. Sì, con Diana Sniper. I Jekylls recuperano la borsa con Zeus, che fa fuori Neo. Rimane in seconda vita ma iniettato da Spacca. Vediamo qui Vicious che fa fuori Nobody con lo sniper e Neo uccide con la rapara Zeus. Spacca sulla borsa. Airstrike che fa la fine della difesa missilistica avversaria. Nobody uccide Vicious e Ragnar. Ancora Yarrako in seconda vita fa fuori Secco con il Tomahawk, ma muore per mano di Anthony con lo sniper. Vediamo i Jekylls con il possesso della borsa. Nel frattempo, al centro della mappa possiamo ammirare i Mordi che si preparano al push con Genius, Yarrako in prima linea, Vicious con Diana. Fa fuori Anthony. Genius viene ucciso da Zeus, ma lo manda in seconda vita. Ancora Yarrako spruzzato. Fa fuori Zeus, spacca, rimane da solo contro Yarrako, recupera la borsa, ma cade giù. Vediamo se riescono a recuperare la borsa. Jack, sì, la recuperano con Airstrike. Fa fuori, Airstrike di Neo che uccide Anthony, recupera la borsa, spacca, fa fuori entrambi, ma Vicious la recupera la borsa. Vediamo se viene fermato, ma non penso. Viene comunque infastidito dal gas di Diana, avversaria. Airstrike da parte di Neo che non va a buon fine. Vicious porta la forza in casa. Macchina di Nobody che uccide Genius, ma viene ucciso dall'Airstrike amica di Anthony.
Vediamo i Jackals al centro della mappa che si organizzano per il push sulla squadra avversaria. Possesso della borsa da parte dei Morti, ovviamente. Uno spacca, fa fuori con l'RTFM Yarrako. Si preparano al push. I Morti rimangono ancora lì con la borsa. Pessima scelta, a mio avviso. Nobody la recupera. Open. A estraetti di Anthony che uccide Ragnar, Yarrako uccide Zeus, ancora Nobody spruzzato da Spacca. Attualmente al centro della mappa verso la sua base, piazza Malaymor. Vediamo Neo, viene spottato da Diana, ma viene ucciso da Anthony. Diana dovrebbe essere secco, forse? Sì, esattamente. A estraetti da parte di Anthony, che fuori Ragnar. Anthony viene ucciso da Ragna, ottimo push da parte dei Morti qui con due Rotodan. Neo sulla borsa, fa fuori Nobody, la recupera, uccide Diana, Gas, ma usa l'adrenalina, viene spezzato da Ragna. RTFM che non va a buon fine da parte di Spark, 67 a 40 attualmente, risultato a 9 secondi della partita, sarà bene. Airstrike che non va a buon fine, ma indebolisce il nemico. Ancora Diana con il gas, Nobody uccide Ragnar e Genius, ancora Nobody, tripla kill, uccide Neo, recupera la borsa. Vediamo Vicious che tenta di recuperarla ma non riesce, Nobody se ne va e porta la vittoria a casa. Vediamo i capi. Spacca con Dutch Rotogun, iniettore, RTFM e adrenalina, giocatore di valore Nobody con Owen, Shotgun, Roach, Gus, Laymor e Landau. Ed infine Vicious con Diana, Cecchino AV, Sniper AV, questa che cos'è? Ah, la pistola con la skin fosforo di Diana, difesa missili e adrenalina. Risultato finale 76 a 45, vittoria per i Jackets. Vediamo le statistiche. Nobody con 30 punti, 10 kill, 4 morti e 3 assist. Spack Owen 27, 7, 2, 11. Anthony 9, 9, 5, 5. Zeus 7, 3, 6, 5. Secco 3, 3, 4, 0. Dall'altro lato vediamo i Morti con Vicious 20 punti, 4 kill, 5 morti e 1 assist. Neo 14 6 6 0, Yarrako 7 7 7 4, Genius 3 3 8 7 ed infine Ragnar a chiudere le statistiche con 0 0 6 9. Vittoria per i Jackets. Ringrazio Blatter per l'iscrizione. Thank you bro for subscribe. Thank you Blatter. Ho detto loro di perdere apposta. Fucking gabober, bled. Buonasera signora, buonasera, benvenuta. Vi vedo spenti in chat, ragazzi. Che succede? Sì. Tutto bene? Hello, sono ciao. Un po' scarico. You sleep today, bled. Come on, wake up, vaffanculo. Partita combattuta comunque. Ciao Roby, benvenuto, buonasera a te bro. Sì, abbastanza combattuta, però i Jackal sono stati belli tosti. Sì, molto combattuta. Bene ragazzi, quindi continuiamo con le medesime squadre, Morti contro Jackals. Ciao Ciro. Nella partita, ciao Ciro, benvenuto. Ciao Ciro. Ciao bello. Oh, finalmente, vedi, inizio a vedere 24 spettatori. Come on guys, come on. Hit the like button, bled. Quindi vedremo Jackals contro Morti, le stesse squadre, nella partita di ritorno sulla mappa Ship. Confermo. Se vuoi andare, Stefanino? Vado. Vai, cuoricino di panna turgido infiammato. Vai.
Nel frattempo noi inseriamo il codice. Ristorante da Pino. Eruannoli, ristorante da Pino, un nome e una garanzia, possiamo dire, eh? Presidente, oggi ho mangiato al ristorante di Pino. Where is Gabober moderator? Bled. Where is Gabobbe. Gabober with the new role? Bled. Fucking Gabo. Welcome in my crew. Vaffanculo. Vaffanculo crew. Non parlare di mangiare, per favore. A chi lo dici? Morristo Pino! Bellissimo Ristopino. Bellissimo, Ristopino! bellissimo, bellissimo. Sto rimane con il castoro, quello che grida. Ristopino! Pinorante! Pinorante! Pinorante, Ristopino! Vitio, sei pronto questa Vito. sera, Vitio? Hai avvisato la tua squadra? La squadra Seghetta? So? Ciao Ianca. Stefania. Ho Big abbinato le Mama squadre. Bled, welcome, my sister, I love you. Hello, Key, welcome, bro. So, we have a game, guys. Let's go. Mordi against Jekylls on Shipman. Mamma mia, Cesare anglosassone. Ristorante al solito Pino. Pinorante, Ristopino. Cosa hai mangiato oggi? Un pasticcio divertente, dice Big Mama. Bene, vediamo i morti. Airstrike che non va a buon fine. Vediamo i Jekylls. Che è successo ai morti? Non si muovono? Ah no, ok. Genius uccide Nobody. Spacca uccide Genius. Zeus recupera la borsa con Moses. Mette Lamor. Un po' di qua, un po' di là. Yarrako uccide Anthony e spacca. Yarrako in prima linea con Moses. MP che disattiva le mine nemiche. Vicious con Diana, spotta le mine nemiche. Gas fa infastidire Vicious, ma usano tutti e quattro l'adrenalina. Nobody. Fuori Ragnar, Genius uccide Anthony, ma Nobody uccide Vicious. Ancora Genius da solo, viene ucciso ancora da Nobody. Tripla kill da parte di Nobody. Vediamo i mordi sulla sinistra della mappa organizzarsi per il push. Neo con Zloey, decimo talento fumo. Viene ucciso dalla mina di Zeus che uccide anche Anthony. Bel push da parte dei morti qui. 3 contro 1. Nobody scappa. Ma non ce la fa. Viene ucciso da Genius che recupera la borsa. Subito Anthony da dietro. Ma viene ucciso da Yarrako, il quale muore per mano di Zeus. Ancora Genius sulla borsa. Se ne va. La porta in base. Per salvarla dal nemico, Yarrako sventa una granata MP. Nobody al centro della mappa tenta di combattere l'uno contro l'uno contro il mio. Riesce? No? Vediamo qui nel frattempo Anthony che muore per uccide Zeus, scusate, viene ucciso da Vicious. Anthony uccide Yarrako. Sekko uccide Ragnar e Neo fa fuori Nobody, quindi ha la meglio su di lui con Zloey fumo. Landau,
sfortunati qui, i Jekylls, che si uccidono a vicenda praticamente. Nobody, Zecco e Spakovan al centro della mappa. Buonissimo Landau da parte di Nobody. Ancora Nobody, conosce vergogna, 4 kill con Owen. Mamma mia, super Nobody in questa partita. Spacca, si fa esplodere da solo. Yarrako uccide Genius. Ancora Yarrako su un secco, ma viene ucciso da Anthony. Nel frattempo Zeus uccide Vicious con la Lamor. Genius uccide due di loro, Spacca ed Anthony. Ancora Nobody con Roach Gas. Landau, Genius uccide Seco, Zeus uccide Ragnar, ancora Zeus su Genius. Yarrako uccide Zeus, ottimo push da parte dei morti qui, ma vengono toppati dai nemici. Aestrai, buona schivata da parte di Nobody qui, che ha ridotto il danno dell'Aestrai, quindi non è morto, riesce a salvare la borsa e a portarsi la vittoria a casa. Vittoria ancora per i Jekylls. Vediamo i capi: Ragnar con Dash, PTU, iniettore, taser e adrenalina. Giocatori di valore: Super Nobody con Owen, Shotgun, Roach Gas, Mine Lamor e Landau. Ed infine vediamo Yarrako con Moses, Rotogan, Macete, adrenalina e granata MP. Vediamo il risultato finale: 75 a 50 per i Jekylls, vittoria per loro. Vediamo le statistiche: Nobody con 28 punti, 8 kill, 3 morti e 3 assist. Zeus 26-6-5-2. Spacca 9-5-6-8. Anthony 6-6-7-4. Secco 4-4-5-5. Dall'altro lato vediamo i morti con Genius 34 punti, 10 kill, 5 morti e un assist, Yarrako 6-6-7-2, Vicious 2-2-6-1, Neo 2-2-7-0 e a chiudere le statistiche Ragnar con 0-0-6-13 assist. Vittoria per i Jekylls. Molto più combattuta secondo me questa partita, in realtà, assolutamente, a differenza della prima. E secondo la teoria, se non mi sbaglio, i Jekylls dovrebbero essere saliti in quarta posizione in questo momento, classificandosi per le semifinali. Benissimo. C'è ancora domani, ma bisogna vedere se riusciranno a mantenere questo vantaggio. Benissimo. Bene, ragazzi, quindi rivediamo il programma odierno. Adesso vedremo gli Immortals contro i Mini Executor, due grandi squadre a mio avviso. Assolutamente, lo stavo dicendo anch'io, un altro big match. I think we need to open beating service. Hello Kiwi, bro, welcome. Bene, quindi vedremo Immortals contro Executor sulla mappa di andata ship e sulla mappa di ritorno dovino un po' Tlensk, cioè, voglio dire non voglio ci potevo mancare. Quindi categoria gold ancora, ragazzi. Mamma mia, Immortals menù della... Immortals contro Mini Executor, andata su, abbiamo detto, ship. Vai Stefano.
Insomma, Cesarino, Dimmi, ci sentiamo? No, dico, ci siamo? sì, e Ci siamo, squadra avvisata. giustamente, come dice Pino, non avendo Owen, se lo si ha contro è molto difficile. Se facciamo queste due partite, poi ricordami di fermarci qualche minuto in modo tale che diciamo la classifica sia per quanto riguarda il Silver che per quanto riguarda il Va Gold. bene. Bene, Va bene. iniziamo. Immortals contro Mini Executor, mappa Shiba. Vediamo l'airstrike subito di Sasuke, poi Kineo. Due gran belle squadre secondo me queste. Sì, Tony assolutamente. Mahoney con Owen viene infastidito da Manje. Vediamo Rip con Miro. Viene fatto fuori da Beno. Firefly uccide Manje con una smart bomb. Anonimo, il ritorno di Anonimo. Ancora lui? Non lo vedevamo dalle prime partite del torneo, Anonimo. Ti ricordi, Ste? Ma chi è Anonimo, Non scusa? Mi conoscevo il sfugge. nome, non è il nome, non si capisce. Lo Ah, chiamo okay. È vero, quello della Unity. È Anonimo. Vediamo Venom con Moses sulla corsa. Anonimo muore da solo. Azzoppando la È creeper rimasto Anonimo in comunque. faccia al palo. Mangei ancora con Stoppage, Airstrike che uccide Killer Khan. Quindi al momento gli Immortals rimangono senza booster. Kineo uccide Rip. Smart Bomb da parte di Anonimo. Lo vedi Anonimo con Moses? Lo Sì, vedi? sì. No, poi ti ho sentito dire mangiare, se tu parfansi. Yeah. Tanto devi saltare. Tu parlo mangiare. Killer Khan uccide Anonimo, Kineo uccide Tony Mahoney e Rip. Grande possesso della forza da parte degli Immortals in questa situazione. Mi pare che sia la mappa di casa per loro. O no? Sì, La esatto, mappa la di mappa casa di per casa. loro. Airstrike non va con Kineo, Anonimo ancora. Da una Tomahawk, ma non riesce ad ucciderlo. Uccide con la smart bomb, signori. Una Una tomahawkata. Tomahawkata. Ancora Armsway. Uccide tre di loro, Sasuke, Trip e Tony Mahoney. Gli Immortals rimangono ancora con possesso della borsa con Venom, Moses, Killer Khan, struzza il mondo. Ancora Anonimo, centro della base. Airstrike uccide Armsway. MGL da parte di American Rip. Brother. Rip, ottimo push qui da parte degli Executor. Rip recupera la boss. Come corre, per Dio. Guardalo. Guardalo. E corre. Leggiato. Con Miro, tra l'altro, Rip, lo No. insulterò sicuro. JB. Sì, ma prima ha giocato con Miro. Guardalo! Abbiamo inquadrato per poco tempo Rip. MGL da parte di Rip. Che non crea fastidio alla squadra avversaria. Mangeo uccide Tony Mahoney. Venom con Moses. Recupera la borsa Venom. Ottimo push da parte dell'Immortals qui. Kineo corre con Owen. Era sempre Kineo prima con Owen. O era un altro? Vogliamo vedere sta cosa, ste? Sì, la riguarderò sicuramente. Perché ho visto un altro prima con Owen. Ora non ricordo se è l'Immortals o per l'altra squadra. No, no, prima era Tony Mahoney, ok, perfetto. Sì, ora mi sto ricordando, era Tony Mahoney, Ok, quindi era l'avversario. perfetto. Anonimo viene Meglio. fatto fuori da Archway e la partita volge al termine. Vittoria per gli Immortals. Vediamo i capi. Killer Khan con David Shotgun XL20, iniettore, granata MP e difesa missili. Giocatori di valore, Armsway con Zloey, Shotgun, Macete, Armsway,
A232, ora non ricordo se è il gas o il fumo, penso il gas, e Taser, e Tony Mahoney con David, Shotgun, Iniettore, Landau e Taser. Quindi vediamo il doppio David qui, di entrambe le squadre. Risultato finale, 86 a 35, vittoria per gli Immortals. Vediamo le statistiche. Armsway con 29 punti, 9 kill, 3 morti, 3 assist, Venom 26, 6, 5, 1. Kineo 17 5 5 5, Mangé 9 9 4 5, Killer Khan 2 2 6 13 assist. Complimenti, non pochi. Quanto mi piace a me gli avatar e la bandiera uguale per tutta la squadra, io veramente impazzisco. Dall'altro lato vediamo gli Executor con RIP 15 punti, 3 kill, 6 morti, 3 assist, Tony Mahoney 5 5 8 4, Anonimo 5-5-8-0, Sasuke 4-4-6-4 ed infine Firefly con 4-4-6-2. Vittoria per gli Immortals. Allo, Tweety, macaroni. Of course, Black. Italian style. Gabo, Gabo, ban vito, ban for vito. In che senso, ban, Vito? Fammi capire. Spiegati meglio. Guarda Gabo che scrive in italiano. Io Sì, vedo Gabo e vedo Sosse uguale. ecco qua. Solo un Owen dichiarato. Se qualcuno cambia, verrà bannato. Ha fatto pure la rima, ha fatto. Minchia, Italiano vero? vero. Complimenti, complimenti, Gabu. Congratulations, Gabo Berbless. Se vogliamo Italieschi, dire. Gabu. Vogliamo dire Dimmi. la classifica La Gold e Silver? classifica? Sì. Benissimo, benissimo. Allora, per quanto riguarda il Allora, Gold. abbiamo prima in classifica, dicevamo, i Sexy con 539 punti. Secondo in classifica, gli Immortals con 510. Terzo in classifica, i Mini Executor con 383. E quarto in classifica, tecnicamente ora dovrebbero essere i Jackal. Ovviamente verrà data aggiornata domani. Al momento però vi dico che i Mordi erano quarto in classifica. Sì, diciamo quelli del Jackal. momento comunque, se. Quindi Esatto. Sexy, Immortals, Mini, Mini Executor, Jackal, Jekylls e Jackal in Mordi. questo momento, Mordi e in chiusura Old Guys Rule. Per Perfetto. Invece, per quanto riguarda il quanto riguarda il Silver. Silver, abbiamo prima in classifica gli Old Boys, Ah, grandi quindi ragazzi. Pierre. Pierre, esatto. Benissimo. Poi. A seguire Wolfpack, i Soul, terza in classifica, Sì. Eagle Eye, quarta in classifica, Ladies, quintultime, e in chiusura i TV. Quindi old guys quarti. Old Giusto? guys, old guys? In che senso? Old guys sono il gold, Cesare. Ah sì, scusami, sei qua. Vabbè, qua tra old Esatto. boys, old guys, il macello. Esatto. No, diciamo che le due classifiche sono capitanate per il silver dagli Old Boys e per il gold dai Sexy in Perfetto, questo momento. benissimo. Quindi. Tralasciando il fatto che notiamo, scusami un secondo, che gli Immortals con la vittoria di oggi tecnicamente potrebbero essere in questo momento primi in classifica. Naturalmente la partita seguente sarà dei Sexy e ci potrebbe essere un ribaltone, ma sono solo 29 punti che separano la Sì, prima dalla seconda in classifica. infatti. Benissimo, ottimo lavoro ragazzi. Grazie Ste per la classifica e grazie per il supporto. Quindi ragazzi, continueremo adesso con gli Immortals contro i Mini Executor nella partita di ritorno sulla mappa Tlensk. Esatto, Vai vado ad Ste. avvisare le squadre. Sì, vai, vai. Partitone quello degli Immortals oggi. Tutte e due, entrambi. Infatti, ma questa si sapeva che era una sfida. L'avevo già previsto.
Metti la musichetta, Cesare, metti. Mettiamo la musichetta? Mettiamo la musichetta. Metti. Ti ringrazio per l'entrata, cioè. Ecco. Nulla, ho avvisato le squadre e naturalmente questo povero Cristiano non riesce ad avere, ha una pena dietro questo Discord e non riesce a stare in... Cioè, fa una partita e poi nulla, non gioca più. Però Ricky mi dice praticamente che in questo momento è nel vocal del game. Ah, bene. Quindi in teoricamente sta parlando con loro. Loro magari non potranno parlargli, però lui gli parla sicuramente. Non so se anche loro hanno attivato il game del il vocal del game. Ma tu ci sei? L'hai mai provato? Cosa? Il vocal del game? No, non ho mai avuto il piacere. Ho sempre parlato io, ma senza nessuna risposta. Sicuramente avrò giocato con Sordo Mugi praticamente. Inio viene ucciso da Let's go! Sì. Ti ricordo. Hello! I'm Caesar! I'm here! Andiamo un mangetto, ancora anonimo, uccide Venom. Hello! Vediamo Kinio dal lato sinistro della mappa che procede per il push. La recupera. Gabo, no drugs. It's nature. Bellezza. Killer Khan spruzza subito il suo compagno di squadra. 16 a 20 attualmente il risultato degli Immortals contro i Mini Executor. Noi nel frattempo poniamo la nostra telecamera sul palo come la vigilanza non armata. Tasche, vai strike, va a fine. Ora Killer Khan retrocede per sfidare i suoi amici di squadra. Rip con Sharon viene ucciso da Inio. Venom uccide Anonimo, Sasuke, Venom, Armsway, Tony Maoni e Sasuke ancora Armsway. Firefly supporto a Sasuke che viene ucciso da Mangei. Inio Inio viene ucciso dall'MPD. Firefly ancora. Anonimo uccide Rip. Scusate, Rip uccide Arthway. Mangé uccide Rip. Vediamo se arriva il push da parte dei mini executor qui. Mangé uccide Firefly. Ottimo possesso dalla borsa qui da parte degli Immortals. Ice Rai. Sasuke uccide due di loro. Ottimo push da parte degli Executor. Anonimo tesera in maniera molto infame. Kineo, Tony Maoni sulla borsa. 36 a 55 attualmente il risultato. 37 per gli Immortals. Vediamo cosa si accingono a fare gli Immortals. Possesso della borsa da parte degli Executor attualmente. Venom viene rallentato e accecato dallo scudo di Chun-Li, lo scudo MP. Killer Khan uccide da solo e uccide Tony Maoni. Push di Kineo che uccide Rip, recupera la borsa. Ottimo push da parte degli Immortals qui. Ancora Venom viene ucciso da Firefly. Armsway uccide Tony Maoni. Abbiamo ancora il push da parte dei mini Executor. Ice Strike che indebolisce Venom. Ancora Rip sulla borsa. Rip la recupera. Vediamo se riesce a scappare via, ma purtroppo no, viene ucciso da Arsway che uccide anche Sasuke.
e la partita volge al termine. Armsway fa il balletto, il balletto del culetto. Vediamo i capi. Mangé con Snake Sniper a V, Machete, Taser, difesa missili. Kineo con JB, Rotogun, Shotgun, MP e Adrenalina. Ed infine Tony Mahoney con Dash Rotogun, Iniettore, Landau e Adrenalina. Risultato finale 81 a 57 per gli Immortals. Vediamo le statistiche. Kineo con 38 punti, 10 kill, 5 morti e 2 assist. Mangé 17, 3, 13, 3, 6. Venom 15, 3, 7, 5. Harmsway 7, 7, 5, 6. Killer Khan 2, 2, 5, 14 assist. Dall'altro lato vediamo la squadra dei mini Executor con Tony Mahoney 36 punti, 4 kill, 5 morti, 8 assist. Sasuke 6-6-8-5, Anonimo 5-5-7-5, Firefly 5-5-7-2 e infine Rip con 4-4-10-3. Vittoria per gli Immortals. Anche questa è equilibrata, però comunque l'Immortal hanno dimostrato di avere un Sì, qualcosina in più. di essere più forti, però ottima risposta a mio avviso da parte degli Executor che comunque hanno recuperato un paio di volte la borsa, insomma, hanno dimostrato di saper contrastare l'attacco e la difesa nemica. Complimenti ad entrambi le squadre. Ma come lo vedi a Venom? Da Oggi Beppe volevo Piu Piu è un ottimo Cesare, oggi volevo due spaghetti alla San Giovanni, però, e eh. vol più all'assassina che a me, insomma, piace il piccantino È al punto giusto. piccante. Ma tu ci metti la stracciatella Dove? sull'assassina? Bravo, No, no. A me perché molti piace c'hanno. tradizionale. No, 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 no. Vale la pena che metti la stracciatella, va a coprire tutto il sapore. No, E no, no. infatti, non ci azzecca proprio niente, non ci Io azzecca. impazzisco per gli spaghetti all'assassina e gli spaghetti al nero di seppia. Sono due specialità, due piatti che veramente io impazzisco. Va bene, parliamo di altro che non ho nemmeno mangiato e mo lascio tutto e vado a mangiare. Quindi continuiamo con la live. Quindi ragazzi, rivediamo il programma odierno. Vedremo adesso battersi la squadra di Pinio, Presidente, i sexy, contro Presidente, gli Old Guys Rule, che dovrebbero essere praticamente gli ex Sith, se non ricordo male, giusto? Hello? sì, io Benissimo. organizzo l'Ul, sì. Benissimo. Quindi li vedremo combattere sulla mappa di andata Depot, sulla mappa di ritorno Station. Giusto? Giusto. Giusto. Houston. Quindi categoria Gold, ultime due partite per quanto riguarda questa categoria. Allora, Sagato, welcome, bro. I'm fine, thanks. You? How are you doing, bro? Quindi categoria Gold, ragazzi. Allora, bro, allora, welcome. Thank you for your support, bro. Welcome. Quindi Sexy contro Old Boys. Ivan, poi chiaramente dopo queste due partite, prima che iniziamo la categoria Silver, ti Bra, tieni bra, pronto per la bra. domanda, mi raccomando. Bra. Se no, ti spezziamo le gambine. Tic, 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 tic. Capito? Vai. Se non ti incolliamo le scarpe di Michael Jordan. No problem, bro. You are welcome forever and ever. Bled. Affanculo, don't forget. Quindi Sexy contro Old Guys sulla mappa Depot. Ste, vuoi andare ad avvisare i ragazzi? Prego. Grazie. Noi riscattiamo ogni tanto. Stiamo a 27, almeno io vedo 27. Stefano! Sei andato? Sì, per non È rispondere è andato, andato, è sì. andato. È andato. Sì, 27 spettatori attualmente.
Guys, don't forget to hit the like button. Thank you for your support. Ciao, Non mi John. dimenticate il tasto del like, che mi date un grande... Hello, Yarrako! Thank you for your donation, bro. 2 euros and 50 cents. Bled! Thank you. I love you, bro. Thank you for your support. Grazie, Yarrako, per i 2,50 euros. Vai mo, vai, zio Yarrako! Ma mo ci è 50 un group 50 cent 50 centesimi. Oh, oh. Ho capito. So we have a game, guys, let's go. Sexy against the... Ecco qua il bug di ieri. No, vabbè, no, non ci posso credere. Che è successo? Il bug di ieri che non parte la partita. No, vabbè. Bugticool, guys. Hello, Sid, welcome, bro. Against this fucking bug. Like yesterday. Again. Vabbè, rimaniamo in partita, almeno vediamo i capi e le statistiche. Hello, Tweety. Prima Caroni for Sisa. Puttanesco on fire for Gab. Bugticool again. Again bug. No, Ale, ho già provato ieri. Sono uscito, rientrato, ho riavviato il gioco. Niente, c'è niente da fare. Si sente tutti i suoni, le cose. Stefano, ti vuoi informare se i ragazzi stanno giocando? Va bene, vado. Ciao Ale, subito. Benvenuto comunque. Allo, sì, welcome. Ciao Ale. No, ma sto trenino. Listen Thomas, trenino Thomas, bled. Sì, loro stanno andando, Pina, il problema è che non andiamo noi. No, è allucinante sto gioco, Sì, sono in game, ci sono. Lo so, perché sempre ci sono. Discoteca, vai Raga, con la comunque, scoteca. Se qualcuno dei moderatori gentilmente riesce a riprendere con un video questa cosa qua, la mandiamo ai device, glielo facciamo notare, perché sicuramente lo fixerà, la fixeranno sto bug, sta cosa, che è uscito da quando c'è l'aggiornamento, non è normale. Quindi riprendete questa cosa gentilmente. E si dice che in modalità spettatore praticamente la partita non parte. Non è un bug, Sexy sta approfittando per utilizzare l'SMS. Fucking gabo, bled. My god. Metti un bug po', metti una musica, metti. Vai Stefano, vai con la musichetta, vai. Stefano DJ, dove sta Stefano? Sono qua, raga, sono qua, sto concentrato. Cesare, io sono sempre in movimento. Non è che... Come no. Senti, più allegro. Musica di Francesco. Più allegro, Cesare. Il nostro Stefano. Sì. Non è che bisogna fare sempre macello. Infatti, è bene dire. Fantasilandia proprio, Danu. Ecco qua. Ecco qua. Vabbè, non c'è problema. E va. Bene ragazzi, dopo questa entusiasmante partita che non ci siamo persi dall'inizio alla fine, possiamo ammirare i capi. Don John con David Shotgun, iniettore, Landau e difesa missili. Giocatore di valore Jedi con Moses Rotogan, Macete, Taser, Adrenalina. Ed infine Dark Chicken con Dutch, PTU, iniettore, RTFM e granata MP. Risultato finale 100 a 16 per i Sexy.
Vediamo le statistiche. Mamma mia. Jedi con 64 punti, 4 kill, 3 morti e 3 assist. Don John 14, 2, 2, 10. Kingio 10, 10, 4, 5. Napoli 6, 6, 3, 1. Air Jordan 6, 6, 4, 2. Dall'altro lato vediamo gli Old Guys con Han Solo 4 punti, 4 kill, 5 morti e 2 assist. Dark Chicken 3-3-7-1, Yoda 2-2-6-2, Annie, Lady Boy 2-2-6-1 ed infine Pablo Picasso con 1-1-7-3. Vittoria per i sexy in questa entusiasmante partita che abbiamo visto Che dall'inizio abbiamo alla fine. visto. Sì, Ciao bellissimo, Saba, guarda. benvenuto bro. Ciao bello. Fatti imbarchi Sabapino. col bled. Bene ragazzi, adesso speriamo di vedere speriamo di vedere le stesse squadre della partita di ritorno sulla mappa Station. Ancora sei sexy contro Old Guys. Vuoi andare ad avvisare, ste? Sì, vado subito. Nella speranza che Mamma mia. arriviamo. Questo è quello impronunciabile. Hello, Commandant, bro. Welcome. Ah, no, non è quello pronunciabile. Bactical Game Over. Ivan, ricordati la domanda dopo questa partita che speriamo di vedere. Pino Bug. Vediamo. Comunque, da quando ogni volta che fanno un aggiornamento aggiustano una Comunque cosa, ne 100 rovinano 100. 100 a 16, insomma, non abbiamo detto che è stata una partita a senso unico. Stasera ho fatto schifo, sono abbirrazzato. Meno male che ci sono gli altri Vaffa Mortals. Ciao Ricky, benvenuto bro. GG. Comunque GG. Vado a segnalare il bug a Panzerdog, cazzo. Gabo. Sei terribile, Gabo, cara. So we have a game soon, guys. Maybe. Quindi stai in panchina stasera, presidente? Sei in panchina? Secondo me sta proprio con la copertina. Pino Pino Copertino. Copertino, Pino Piumino. Pino Piumino sul divanino. A Bravo il vedere la nostro diretta di Cesarino. bravo il nostro presidente Birichino. Ecco qua. Birik Birichpino. Pino. Pino Birik. Hai il game, Cesare? So, we È have a in game. game, guys. Let's go. No, Start or let's go, not? let's go. No, da capo. No, non c'è niente da fare. No. Ai 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 ai. Non c'è niente da fare. Fammi riavviare il gioco nella speranza che si riprenda, ma non penso. Non c'è più Ragazzi, ragazzi. niente da fare. Truzzu Sta pam bello pam pam. sognare. E ci becchiamo il E ci copyright. becchiamo domani. Con queste cazzo di mani. Nothing. Nothing. GG. No, c'è Quelli una cazzo. sono i sexy che usano veramente i trucchi per. Sì, i barbapino trucchi. Stanno con l'SMS, col capizza, Miro Flash.
Taser Sharon. My God. My God. Again, Bacticu. Niente, nemmeno riavviando il gioco si risolve il problema. Sperando No. che sia solo di queste due partite. Me lo auguro. Mannaggia la miseria. Yeah, of course, bro, I can sing. I'm singer, Bled. Singer Caesar. Mi hanno fermato stasera, avevano paura che schizzavo al primo posto. Peccato però, peccato che non stiamo vedendo queste due belle partite. Nella speranza che si riprenda. Mannaggia la miseria. Comunque, Ste, prova a inserire tu il coach. Non vorrei che sia una. Ma l'abbiamo visto ieri. Comunque, non è una cosa Sì, mia. l'abbiamo fatto l'altra volta, Thank esatto. you, Tu sì, conosci bro. però. Thank you, bro. Yes, Gabo, yes, it kept it coming. Cesar Pavarotti, For Bled. sure, for sure. Se il giocatore ha l'avatar di YouTube, non è possibile essere spettatori. Repayment. My God. Sexy bug, Bled. Oh my God. Mi auguro si riprenda. Ci voleva la campana a morte. Un po' di allegria, dai. Cioè, senti l'airstrike. No, comunque niente, non va neanche a me. E infatti, ti ho detto, è un bug. Mi hai chiesto di controllarlo, fatto. Che È un cazzo. bug, non puoi far nulla. È un bug. Bled. Cesar, prendi un film. Allo, Tintin, welcome, bro. Allo. Rintin pin. Allo, Krilling. Welcome, bro. Sicuramente lo E niente, farà nel ad frattempo altri tornei, lo abbiamo sicuro. dentro. Sicuro. L'abbiamo uccidente. Sicuro. No, va bene, ci credo. Stava di denti veramente. Ah, mio. Sì. Non ci credo. Mo me li lavo anch'io. Bene, ragazzi, possiamo vedere i capi di questa, anche questa entusiasmante partita. Partita, bellissima. Partita, Bellissima da non vedere, partita. soprattutto, eh. Quindi Yoda con Sharon, Shotgun, Machete, Opticamo e Mine Laymore, giocatore di valore, Don John con David, Shotgun, Iniettore, Landau e difesa missili, ed infine Jedi con Moses, Rotogun, Machete, Landau e Adrenalina. Risultato finale 87 a 39 per i sexy. Vediamo le Adesso sono statistiche. troppo curioso. Vediamo le statistiche. Don John con 33 punti, una kill, 3 morti e 18 assist, non poche. Complimenti, Giovannini. Jedi con 25-9-3-2, King 12-12-4-2, il nostro mini CE, Air Jordan 9-9-4-0, Napoli 6-6-5-2. Dall'altro lato vediamo gli old guys con Yoda 24 punti, 4 kill, 5 morti e 0 assist, Han Solo 5-5-7-1, Ani 3-3-8-0, Dark Chicken 2274, Pablo Picasso 22122. Vittoria ancora per i sexy. Niente, Cesare, scusami, ma volevo sottolineare comunque i 32 che stanno guardando la diretta Grazie senza ragazzi per il supporto. purtroppo guardare la partita. Vi Grazie, ringraziamo vabbè, ma lo sappiamo che immensamente. quando giocano i sexy,
È molto allettante la cosa. Sì, schizza la live Schizza proprio. tu, schizza la live. Gabo, GG, very interesting game. No, Ivan, è la seconda volta che fa. Ti ricordi il bug di ieri in attesa di giocatori e poi la partita non parte? Stessa cosa oggi per le vostre due partite. Sappiamo che avete usato l'SMS, Capiz, Miro Flash, Taser Sharon, lo sappiamo, però non parte quando ci sono questi bug. Hanno detto che hai ricevuto un SMS, stai tradendo, quindi non ce l'hanno mostrato. Dovrebbe fare la domanda o sbaglio adesso io? Scam, I could not study our enemy for tomorrow. No body. Bene, Ale, scusami, Ivan, vuoi procedere con la domanda? Ale, se riesci a registrare questo bug, visto che tu sei praticamente onnipresente sui vari server, ti chiederei la cortesia magari di farlo notare ai device di Panzerdog, grazie, perché non vorrei, insomma, continuasse sta storia, nella speranza che le prossime partite le riusciamo a vedere. Vai Ivan, procedi con la domanda. Nel frattempo vediamo il programma odierno. So guys, now question time. Ok, be ready with your ID. Don't forget to hit like button, guys. Thank you for your support. Raga, non vi dimenticate il mi piace, grazie per il vostro supporto. Ciao Kingio, benvenuto bro. Il mini c'è. Ciao King. Quindi abbiamo chiuso il gold. Sì, abbiamo chiuso la categoria gold. E siamo alla penultima giornata del Ivan, gold. domanda. Iva! I like to move, Iva! Mo, ancora mostra per tutti, Ivan, facciamo la domanda. Cesare. Oh, Ivan ancora adesso ha scritto Ivan, facciamo la domanda. buongiorno. Question time, Ivan. Wake up, bled. Question time. No, io dicevo, ero curioso di sapere, Gio, ma con cos'è che hai giocato visto che non hai fatto il booster della squadra stasera? Come si chiama il fucile a pompa a due colpi? Vitio! Allo? Sì. Mi sa che ha risposto Vitio, Cesare, giusto? Vedi un po'. Vediamo, vediamo qui, vediamo la chat. Datemi qualche secondo di tempo. Allora, come si chiama il fucile a pompa a due colpi? Lupara. No, Perché il suo Lupara? Gabo, Poi, il suo. Intelenti. No, però Gabo ha risposto Lupara. Ma è vero, ha due colpi lo stesso, tecnicamente. Chi è bravo Vitio. Lupara? Bravo Vitio. Vitio, Ti sei sfilato anche complimenti, questi. complimenti a Vitio, complimenti. Bravo Vito.
Scusate, ho sbagliato tasto. Oh, mamma mia, ragazzi. Bravo, bravo, bravo Vito, bravo, bravo. Ancora applausi per Vito. Ah, Ancora Bobber Blade. Vito, applausi per lui. Scusate. Basta, ma Scusate, ho preso la mano. Bene, ragazzi, adesso vedremo, forse, categoria forse. Silver. Se Categoria. no, Se no, mi ha detto Cesare che vediamo qualche fa serie vedere su Netflix. Ecco. il filmino del battesimo di Cesare, ragazzi. La prima comunione di Cesare, guagnù. Vedremo forse Ladies contro Equalize. Diversamente, vediamo qualcos'altro. Poi vediamo come intrattenere qua la gente. Tanto l'inizio della live, qualche partita l'abbiamo vista, mo possiamo dedicarci ad altro. Non sto scherzando. Allora, quindi ragazzi, torniamo a noi, basta, dai. Altra live pazza stasera. Allora, Cesare, categoria. Ecco scusami, mi devo assentare un secondo, torno subito. qua. Fu così che Ecco ci qua. vedevo. Ci vedremo domani. Mi dispiace, ma dice XL20 e non XL20. Beh, e che significa? Vabbè, sto scherzando. Spero che sia scherzato. Chi ha dimenticato di trasmetterlo in streaming, registrare e scambiare corri con il numero della tua carta di credito. Ciao Miki, benvenuto. Che significa questa cosa? Non lo so. Ah, è una caricatura. Può darsi che sta spartendo o sbaglio, No. Fidi, LG. Hello, Fidi, welcome, bro. Ma Stefano, sappiamo dove è andato? no? Non so, forse ha avuto un impegno urgente, si è dovuto assentare, insomma. Ah no, no, è in bocca con Nicolaes. Benissimo. Bene, ragazzi, dicevo quindi, categoria Silver. Ecco Vedremo tra non molto le nostre ladies scontrarsi con l'Eagle Eyes. Ieri hai risolto l'errore di sindrome. Ha sbagliato con i Y ed è per questo che non ha vinto. qua. No, ma lo parla Bianca, seriamente. it's different, sister. It's different, not like yesterday. Significa che il Jefe ti cambia il numero della carta, perde il curry come un bravo scammer. Quindi Ladies contro Eagle Eyes, ragazzi. Mappa di andata DM ship e mappa di ritorno Vai ship. Ah, benissimo, quindi. John, vai John. Bravo John, grazie John. Vai mo, vai, zio Gianni. Vai mo, vai, grazie per le 2 euro, Gianni. Un Amini non su, bacione. Gami Cesare, Vai amini mo, non su. vai. Fermo, velozei. Ma che ma ci mangia la pizza stasera, ma Chi da pensare all'altro, eh? Grazie ancora per le 2 euro, Gianni. Grazie. Vai mo, vai, lo zio. Quindi dicevo, partita di andata e partita di ritorno sulla mappa ship. Attendiamo Stefano. Nel Io frattempo ci sono, inseriamo il ma codice. mi muto un attimo, Sì, ok? vai, 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 Dani, vai. Grazie per i cuori, ragazzi. Thank you for the heart, guys. Thank you.
Sarebbe un grosso errore per noi se utilizzassi le lettere sbagliate. Grazie Gianni, grazie, grazie, grazie. Why you don't play, Yanka? Big mama bled. Our mama. King yo. C'era stato un problema con una squadra, è risolto. Niente, a che punto sei tu? Io Poi il codice. devo inserirlo, vai. Con Ok, la vado. speranza che vediamo la partita. Esatto. Why you are angry? Mama, Bianca, what's up? Vediamo Kingio che è pronto al millino stasera. È vero, zio Kingio? Sono convinto che qualche giorno zio Kingio ci sorprenderà in live. Tac! I like vaping bled. This I mean bled. Why no vape, Bianca? Pineapple vape. Ripropongo i risultati di ieri, raga, per chi se li fosse persi nell'attesa. You like vape or not? I don't understand, Yanka. So we have a game? Okay, let's go finally. Ladies against Eagle Eyes. Let's go. Andiamo Rambo con Slowy Gas. Viene ucciso da Queen. Ceto uccide Helgefe. A Bobel. Amore mio uccide Leia. Old Banana uccide Muna con la Smart Bomb. Dal lato sinistro vediamo le Ladies. Queen Sora. Al centro Ceto. A destra vediamo Amore mio, Bobber, Mazen, Old Banana e Rambo che pushano su Queen, ma Queen uccide Rambo e uccide la stessa con il suo gas. Zoe. Mazen recupera la borsa. Ottima mina da parte di Leia qui. Sora viene uccisa da Amore mio. Rambo uccide Muna con il PTU su Zoe. Vediamo l'Eagle Eyes sulla borsa. Scusate. Rambo respawna con
con Zloy al centro Ceto, scusate, con Zloy, Quinn non riesce a spruzzarla e muore con la smart bomb Ceto sulla destra. Old Banana uccide Leia ancora. Leia uccide Old Banana e Muna, oramai era praticamente in fin di vita. Sul lato destro vediamo Quinn, Landau che non va a buon fine, Rambo con Zoe lancia una smart bomb che viene annullata dalle torrette nemiche. Landau di Leia che uccide Quinn. Ceto con Sniper Miro. Abbiamo ancora Legolize sulla borsa. Grande difesa per Legolize. Oh, grazie Ciro. Grazie Ciruzzo per le 2 euro. Grazie per il supporto, bro. Grazie, grazie, grazie. Ancora amore mio sulla borsa. Mo King, devo rompere il zapatanaio. Ora Ceto con Sniper sulla sinistra e Miro. Ottimo push delle ladies qui. Quinn recupera la borsa. Vediamo se Rambo la riesce a recuperare. Old Banana muore per il gas di Quinn. Bomber viene ucciso da Leia. Le ladies recuperano la borsa. 24 a 63 il punteggio attuale, a un minuto dalla fine della partita. Leia viene uccisa da Rambo, non riesce ad uccidere amore mio. Vediamo doppio Zloy da parte del Nicolai qui. Old Banana viene tesserata. Chun-Li va in seconda vita, viene uccisa dal gas di Muna. Vediamo le ladies. Leia va in seconda vita per il gas, viene uccisa da Bobber. Bobber recupera la borsa, supportato da Old Banana e da Mazen. Mazen lo spruzza. Muna viene uccisa da Bobber. Quinn. Ottimo push qui da parte delle ladies. Quinn recupera la borsa. Vediamo se riesce a portarla in salvo. All'apparenza sembra di sì. Perfetto. Quinn va via con Zloy e Fumogeno, scusate. Vediamo subito doppio Zloy, Bobber e Rambo che vengono uccisi contemporaneamente da Asora e Leia. Quinn sulla borsa con Zloy Gas. Possesso della borsa attualmente per le ladies. Leia uccide amore mio e Old Banana. Rambo pusha con Chloe. Vediamo cosa riesce a combinare. Asora lo fa fuori. Landau che non va a buon fine. Bobber. Bobber ancora. Bobber. È un movimento di ampio bacino questa partita. Guarda, qua si combatte con le spade, per Dio. La spada nella roccia. Ceto recupera la borsa. Rambo sulla borsa. Viene fermato da Leia. Grande recupero di Leia. Asora uccide Leia qui. Recupera la borsa Asora, ma c'è Bobber al centro con Sharon. Asora lo uccide con la smart bomb. Grande difesa delle ladies in questa partita. Quinn di nuovo sulla borsa con Zloy. Deve giusto correre, secondo me, per portare la partita a casa la vittoria. Vediamo. Vittoria per le ladies. Mamma mia, ragazzi. Partita a dir poco spettacolare per quanto mi riguarda. Vediamo i capi. Leia con Mose Shotgun, Macete, Mine e Landau. Quinn, giocatore di valore, con Zloy, Shotgun XL20, Macete, Fumogeno e Gas. Amore mio con Chun-Li, Shotgun XL20, Macete, Landau e Smart Bomb.
Risultato finale 90 a 88 per le ladies. Grande bellissima partita. Grande, bellissima. Grande partita. Bellissima veramente. Combattuta fino alla fine. La più bella della serata, sicuramente. Vediamo le statistiche. Queen con 52 punti, 8 kill, 5 morti, 4 assist. Leia 16-16, 10-2. Grande prestazione di Leia in questa partita. Grazie Ciro, grazie per l'euro ancora. Grazie bro. Ceto 7-7-7-5, Muna 7-7-9-4, Asora con 6-6-9-7. Dall'altro lato vediamo Legal Eyes con Amore Mio 49 punti, 5 kill, 8 morti e 6 assist. Bober e il Gefe 15-11-11-4, Rambo 9-9-10-4, Old Banana 6-6-10-6 ed infine Mazen con 0-0-7-13 assist. Complimenti ad entrambe le squadre. Vittoria per le ladies. Boh, Cesare, se ti dico che odore che sento io adesso, ma sono a focalzone di cipolla, da che sole, cioè, ma c'è davvero. È roba da simat, praticamente. È davvero. Ma non me le dire queste cose, Dani, che io non ho mangiato. Mascura a te, Dani. Muoio scandato, io sto pure. Grazie ancora, Ciro, per l'euro. Ciro saluto Salvadanai, però, Hello, Pure. Welcome, bro. Hello, Anzolo. Welcome in my stream. Welcome. Welcome, guys. Cazzo. Bene, ringraziamo ancora una volta Ciro per i 3 euro totali donati. Danilo, coordinazione. Questa era la partita di andata, mi sono un po' perso, giusto? Bene. Sì, quindi... la partita di andata, anche se il ritorno è praticamente quindi, dominiamo esatto. Un po'. Ritorno sempre su Ship. Ecco qua. Vai Stefano, ancora Ladies contro Eagle Eyes. Ragazzi. Hanno fatto la crociera praticamente, Cesare, andate e ritorno. Su cargo, no? Su ship, Cesare, la si capita la battuta, Cesare, dimmi. Ma non mi sta essendo proprio, cioè, Cesare, c'è sta pizza, un calzone di cipolla? No, sinceramente mi sto organizzando col codice, perché se penso al calzone di cipolla non organizzo più un cazzo qua. Beh, l'ho detto proprio francamente. Sto caffamrista, sì. So, we have a game, guys. Let's go. Vediamo Legal Eyes che recuperano la borsa. Sono partiti un po' in ritardo, ma perlomeno vediamo la partita. Mazen sulla borsa con Zloy e il suo pigiamino rosa. Possiamo vederlo da vicino? Vediamo. Pigiamino! Pigiamino di Mazino con Zloino. Vediamo Rambo usciare con Zloy in avanza coperta su Leia. Leia lo uccide con un colpo di Landau. Hot Banana su Leia alla meglio. Ancora Muna con Rey che appare e scompare. Mazen sulla borsa con Zloy, supportato dal doppio Zloy di Rambo. Smart Bomb che non va a buon fine. Una con Rey. Ancora Muna su Mazen. È tosta Muna, eh. Ecco qua. Ecco qua. Ciao. Non lo dico più. È tosta Muna. E schiatta. Ceto sul lato sinistro con Cecchino, Miro e Fumo. Mazen uccide Rambo con la Smart Bomb. Vediamo Asce e Coltelli in questa situazione. La lotta nel fumo. Mazen contro Queen. Queen uccide Amore Mio. Mazen recupera la vita. Vediamo Leia che viene uccisa dal gas di Rambo con Zloy. Triplo Zoe qui in questa situazione contro Legal Eyes. Leymor di Muna che uccide Amore Mio e
Mazza, vediamo se le Elites recuperano la corsa. No. Bober sul Muna. Qua è una battaglia fra Fumonflow e Tomavo. Leia, il suo landau viene disattivato dalla MP di Bober, che uccide Asora. Asora uccide amore mio con la Smart Bomb. Rumble con Zloy Gas ancora. Uccide Ceto. Queen landau su Rumble. Lo porta a miglior vita, 85-24, Legalize attualmente. Landau di Leia che uccide la borsa. Mazen la recupera. Asora viene uccisa da Mazen. Queen uccide Old Banana. Vediamo qui Rambo contro Ceto. Un Rambo rimane veramente con un decimo di vita. Muna, Leia. Ultimo push questo. Lei ancora sulla borsa. Grande prestazione di Mazen qui con Miro che porta a casa la vittoria. Beh, si sono ripresi, eh. Sì. Grande risposta da parte del Legalize. Vediamo i capi. Leia con Mose Shotgun, Machete, Mine Landau. Mazen, giocatore di valore con Zloy Pigiamino, XL20. Shotgun, Machete, Gas e Bomba Intelligente, Smart Bomb. Infine Muna con Rei, Shotgun, XL20, Roach, Gas, Smart Bomb e Mine Lane. Risultato finale 99 a 30 per Legalize, vittoria per loro. Vediamo le statistiche. Mazen con 55 punti, 3 kill, 1 morte, 1 assist. Bobber 25-10, 7-1. Rambo 8-8-6-4, Old Banana 8-8-8-2, Amore Mio 2-2-8-4. Dall'altro lato vediamo le Ladies con Leia 10 punti, 10 kill, 6 morti, 0 assist. Queen 6-6-7-3, Muna 5-5-5-1, Ceto 2-2-6-1 e infine Asora a chiudere le statistiche con 1-1-8-3. Vittoria per Legalize. Complimenti ragazzi, complimenti. Insomma, si sono ripresi alla grande. Sì. Stavo controllando la chat del team captain e ho visto che nessuna delle squadre ha registrato una Molotov. Che peccato. Nella categoria Silver non si possono usare, capo. Dovresti saperlo visto che sei moderatore. Almost Leia killed the enemy on the last second moment. Yes, bro, yes. GG, Elgeveblet, Abober. Bene ragazzi, quindi questa era la partita di ritorno per quanto riguarda queste due squadre. Vediamo il programma odierno e assisteremo adesso alla partita dei Wolfpack contro gli ITV. 555 il modulo a farfalla. Quindi vedremo Wolfpack contro ITV nella partita di andata sulla mappa Village, finalmente una mappa nuova, e nella partita di ritorno sulla mappa Metro, finalmente. Due. Sono impazziti, sono Sì, impazziti con questa partita. Infatti. Infatti, quasi Due. quasi quasi li bannerei, guarda, li bannerei. Esatto. Facciamo Clansky Ship quasi quasi. Sì. Per vedere se Quindi stavi inseriamo attento. il codice. Ste, se vuoi andare a Mamma mia, giocare, va. Ciruzzo, ci sta cambiando stasera, Ciru. Vai mo, vai, zio Ciro. Altri 2 euro. Siamo a quota 5. Tac. Grazie, Ciro, per la donazione. Grazie, grazie, bro. Grazie. Allora, Ciao inseriamo il Angela, è codice. di ritorno Angela, ha detto. Sono ritornata, ha detto. Ecco qua, è tornata ai sepolcri. È Jennifer Lund, Fidi Bled. Adesso lo vedremo sul grande schermo, l'altra 2 euro di Ciruzzo. Vaffanpack.
Pizze per tutti, grazie Michi. No, ancora a parlare di mangiamo, cioè se tutto che te ce l'hanno, Ma cioè se... veramente, Mamma mia, da no, bella calcolare tiede. che è mio cognato, quindi mo sta sporco Una praticamente. bella tiede di spatane cozzo, ma... Danilo, Ma mi butti fuori Danilo. dalla chat, mi butti fuori dalla chat. Stefano, sono pronte le squadre? Ma pensavo che ti sbagliavi, stavi a dire Quindi, sono pronto di spaghetti. categoria Silver. Wolfpack contro ITV. Ma Pino, non c'è più Pino. Ma non lo so, sinceramente. Penso di no. No, non c'è più Pino. Un bel po' già che non... Pino o più più? No, Pino. Ah, Pino. Ok, allora ho capito bene. Non so neanche chi è più io, sinceramente. Ecco qua. Grazie per i 2 euro, Ciro. Siamo a quota 5. Grazie, bro. Stefano? Non è Eccolo. ancora tornato. Eccolo. Stefano, ci siamo? Sì, li ho pescati in addestramento, ragazzi. Ecco qua. Non Dai ragazzi, che succede? 20 spettatori, forza, forza ragazzi, che c'è ancora l'altra domanda, forza, non ci abbandonate. So, we have a game, guys, let's go. Maybe. Yes, go. Oh, veramente sexy, Quindi, ITV contro Wolfpack sulla mappa Village. Vediamo Dexter subito con Sharon, portato da Italia War. Grande Dexter qui, che fa fuori tre di loro. Vediamo Dexter su Joronin. Joronin alla meglio. Endaller. Wolf recupera la forza con Zloey. Airstrike sulla forza. Joronin spruzzato, viene fatto uccide Win, scusate, ma muore per mano di Endaller che uccide anche Noise. Pew Pew uccide Fedain, Italia War uccide Pew Pew e Wolf e Darius Solo viene ucciso da Endaller. Italia War viene ucciso da Dexter. Winnie recupera la borsa ma viene fatto fuori da Darius. Ancora il Wolfpack sulla borsa, Pew Pew la recupera. C'è Darius con lo sniper che viene ucciso da Endaller, che manda anche Noise in seconda vita fino al punto di ucciderlo. Dexter con Sharon, vediamo che i Wolfpack si buttano sulla sinistra della mappa per rimanere in alto. Ottima posizione a mio avviso su questa mappa, posizione molto tattica direi, perché hai praticamente sotto controllo quasi mezza mappa così. Joronin uccide Dexter. Diamo il push da parte dell'ITV. Italia War uccide Wolf. Endaller uccide Joronin. Spruzzato da Winnie. Dexter uccide Fedain e Darius. Wolf uccide Italia War. Pew Pew uccide Noise. Vediamo ancora la borsa in possesso dei Wolfpack. Ancora Dexter su Noise lo fa fuori. Fedain con Sharon. Viene ucciso da Pew Pew. Airstrike che non va a buon fine per le difese missilistiche degli avversari. Dexter in avanzata scoperta con Sharon per tenere la situazione sotto controllo del nemico e chiaramente informare la sua squadra. Vediamo gli ITV che si organizzano con il push a destra, ma Dexter, Endaller fa fuori Darius. Ancora Endaller,
tripla kill qui di Heimdallr. Wolf uccide Fedain e Dexter manda a miglior vita l'altro dei Elite Two. Heimdallr uccide Darius, ancora Heimdallr uccide Fedain. Grande cecchino qui, Italia War, e ottimo lavoro di Quinny, che busta il suo amico di squadra. Ancora Heimdallr su Noise, quadrupla kill qui di Heimdallr. 91-9 attualmente risultato per i Wolfpack. 92, 93, 87 e basta. A 20 secondi dalla fine, dalla fine? Dalla fine mi ha fatto dire, da lì. E la partita volge al termine. Vittoria per i Wolfpack. Vediamo comunque, i capi. Mi piace. Vai, dimmi. Vai. Dimmi, dimmi. No, vai, vai. Vai, vai. Abbiamo Heimdallr con Snake Sniper AV, Macete, Adrenalina e Difesa Missili. Giocatore di valore il nostro Bird Piu Piu con Shotgun, Rotogun, Landau e Adrenalina. Ed infine vediamo Winny con David PTU, Iniettore, Landau e Difesa Missili. Risultato finale 100-10 per i Wolfpack. Vediamo le statistiche. Piu Piu con 69 punti, 5 kill, 1 morte e 2 assist. Heimdallr 14-14-1-3. Dexter 13-13-4-3. Wolf 6-2-2-1. Winny 0-0-2-17 assist. Non pochi. Dall'altro lato vediamo l'ITV con Italia War 4 punti, 4 kill, 5 morti e 0 assist. Joronin 3-3-6-1. Darius 2-2-7-1, Noise 1-1-8-1 e infine Fedain con 0-0-8-2. No, volevo dire, bello. Ciao, il Team giocatore. Mood, benvenuto, bro. Ciao. Vai, Dan, scusami. Bello il giocatore, l'altro dell'ITV che hai detto. Il nome è l'altro dell'ITV. vabbè, non avevo letto il nome. Non ci può stare, oh. Sì, sì, certo. Non l'avevo letto il nome. Quindi ragazzi, ancora Wolfpack contro ITV nella partita di ritorno sulla mappa Metro. Stefano, diciamo una partita combattuta. Una partita combattuta, Cesare. Sì, molto. Vai Ste, vai ad avvisare le squadre e nel frattempo inserisco il codice. Piu piu. Mamma mia, domani sera sarò in partita, farò tremare gli avversari. Vai mo, vai, zia Angie, vai mo. Poca caricatura. Dai ragazzi, non ci abbandonate, 21 spettatori, dai ragazzi, dai, che eravamo 33 prima, forza, che c'è ancora l'ultima domanda, per Dio. So, we have a game, guys, let's go. Mappa Metro, ITV contro Wolfpack. Andiamo subito Dexter con Sharon. Heimdallr questa volta con Apollo. Sorvola i cieli. Noise viene fatto fuori da Heimdallr. Joronin uccide Piu Piu ma viene fatto fuori da Dexter. Wolf uccide Fedain. Ancora Heimdallr con le sue granate. Quindi uccide Dexter. Italia War contro Wolf, ma viene ucciso da Heimdallr. Vediamo sulla destra il TV, Share, Noise viene fatto fuori da Piu Piu.
Lemur di Joronin che praticamente auto uccide Dexter con la Smart Bomb, fa fuori Darius. Abbiamo il Wolfpack da il BTV, scusate, da destra a pushare. Pew Pew su Noise lo fa fuori. Dexter uccide Fedain in Italian War. Ancora Dexter su Darius, vediamo se riesce ad ucciderlo. E in Daller uccide Noise. Siamo sulla sinistra DTQ. Ancora Pew Pew. Dexter uccide Fedain. Uccide Darius anche Dexter. Viene infastidito e allontanato dal gas di Chloe. E in Daller uccide Joronin con la mina. Noise con Chloe uccide in Daller. Dexter uccide Fedain, Darius solo uccide Dexter, più più su Joronin alla meglio. Vediamo l'ITV pushare da destra. Dai, ma uccide Winnie. Wolf recupera la borsa. Vengono bloccati dal zombie. Ma Wolf alla meglio su Noise. E Daller uccide Joronin, Dexter, Fedain, più più uccide Dexter. Ancora Endaller con le sue granate. Mina di Endaller che fa fuori più di loro. Ancora Endaller su Joronin e Dexter su Fedain. 73 a 9 attualmente risultato da 1 minuto e 25 alla fine della partita. Endaller ancora con le granate. Daller uccide Italia War. Ancora in Daller su Noise. Ice Ride lo va a buffine. 92 a 10 il risultato attualmente. 96-97. Ancora Noise uccide Dexter. Pew Pew uccide Noise. Wolf uccide Italia War. E la partita volge al terzo. Olè. Vediamo i capi. Winnie con David PTU, iniettore, Landau e difesa missili. Giocatori di valore Wolf con Zloy, Shotgun, Macete, Landau e Gas. Ed infine Endaller con Apollo, Frustotto, Roach, Gas, Granata, Aframentazione e Mine. Risultato finale 100 a 12 per i Wolf Pack. Vediamo le statistiche. Wolf con 32 punti, 4 kill, 0 morti, 3 assist. Winnie 32, 0, 2, 25 assist, non pochi. Complimenti a Winnie. Endaller 18-18 1-7, Dexter 10-10 6-4, più più 9-9 3-4. Dall'altro lato vediamo l'ITV con Noise 3 punti, 3 kill, 10 morti e 0 assist, Italia War 2-2-7-1, Darius 2-2-8-2, Joronin 2-2-10-0 e Fedain a chiudere le statistiche con 1-1-8-1. Vittoria per i Wolfpack. Sì. E niente, insomma, ragazzi, questa partita qui insomma, è andata a un senso unico. I Wolfpack hanno portato a casa quest'altra vittoria. E niente, Stefano. Ma è male per gli ITV, non stanno facendo un buon torneo, un peccato. Beh sì, una squadra giovane comunque. Stanno facendo esperienza, comunque è esperienza. Esattamente. Si impara sempre, voglio dire, comunque sono, come si dice, sono insegnamenti per il futuro. Magari il prossimo torneo l'ITV potrà essere una squadra molto più forte e molto più difficile da battere. Sicuramente sarà così. Lo si spera, certamente. Ragazzi, vogliamo più numerosi, ragazzi, siete in pochi, siamo spenti stasera, eh? Che è successo?
che è successo bene. Abbiamo ragazzi ancora... dimmi Dani, scusami. No, stavo dicendo che avevo ancora un'altra partita, poi c'è il domandone finale, insomma. Che succede? 12 spettatori sì. Abbiamo. Vabbè, sì. Continueremo per questi 12. Bene ragazzi, quindi rivediamo il programma della serata per l'ultima volta e vedremo le ultime due partite, ovvero i Soul contro gli Old Boys. Nella partita di andata sulla mappa Depot e nella partita di ritorno sulla mappa Area. Giusto, Ste? Scusami, c'era avuto un problema di connessione. Mi stavi detto, scusami? Non ho seguito. Andata Depot, ritorno Area. Esattamente, sì, confermo. Perfetto. Vai ad avvisare le squadre, io inserisco il codice. Quindi ancora categoria no. Silver, ragazzi. Dimmi, Ste. Dammi un secondo. Perfetto. Quindi ancora, ragazzi, ultime due partite della serata, categoria Silver ancora, Soul contro Old Boys. Ci sei, Stefano? Sì, ok, perfetto. Vado ad avvisare le squadre. Vai. Si può mangiare durante il lavoro, Bronson. Gabo, beh. Oh, non gli sfugge niente a Gabo, Allora, è un crut, Gabo, beh. Ma capisci l'italiano, Gabo, beh? Sì. Ma secondo me è italiano, ma sei sicuro che è straniero, Gabob? Sì, è straniero. Di dove è? Giorgianese? No, non lo so. Sì. Dai, ragazzi, dai, non molliamo, stasera siamo un po' spenti stasera in live, ragazzi, Babbo, va. Domani tutti con la giustifica, per vedere chi è che era assente. E visto che è italiano, c'ho ragione io. No, okay, uruguayano. La squadra avvisata. Dovrò infortire tra poco. Uruguayano. Non puoi la flamenco. Italo uruguayano. Bled. Bobbel. Gabriele Rossi. Ma veramente Ivan? No. Ha scritto lui, capisco un po', sono uruguayano, ha scritto. So, we have a game, guys, let's go. È inguaiato. A game bug, GG. No, ma davvero? Sì. Porca puttana. Però stavolta è uscito pronto, eh. Abbiamo fatto un passo in più? Sì. Ragazzi, va bene, dai, purtroppo. Però segnaliamolo, fate sti cazzo di video così segnaliamo. Sono Italo incazzato. Va bene, dai, ci vuole. Ma faccio io una partita. Ci vuole un po' di bled.
Yeah, flamethrower, bro. Yeah. Welcome to the fight, bro. E c'è la scoteca! Curva! Cesare is a roba di Adar Largo. Ma beh, ragazzi, prendiamo la ridere, ragazzi! Ha già provato Ivan, niente da fare. Niente Ivan. Tra l'altro, anche il momento di boys. Ho già provato tutto, ma nulla. Sì, torna in testa. S ready. La bomba che vai, carica un po' la gente, vai, sta per un po', gli schiattiamo tutti, my ding ding dong, don't touch my tralala, my ding ding dong. No, Ivan! Fucking man, non abbiamo. Com'è che si dice? That's meta, homie! Fire! Però cosa che non puoi mettere le canzoni. Oh! Copyright! Quella cosa. Il copyright, Ivan, non abbiamo il copyright da Pino, Ivan. La Pino scotica. Parte metà poi il getti ciode, bro. Salutiamo Diabolic nel contempo. Ciao Diabolic. Cesare in console. Te la sta facendo il set, mo, eh? I know, I'm sorry, bro, but it's a bug. It's fucking black. E fammi parlare, per Dio. Speak in Italian? Vaffanculo! Can somebody give me a hug? Vaffanculo! Vaffanculo! It's how you... Just a man. Ma pensaci cosa va a mangiare stasera, Chester, che sta a morire di fame, mangiala! Ma veramente. Per Dio. Ecco qua. Pino in the mito! Io leggo tacchino, funghi e patate, veramente. Cesare. Pino chiede un Diablo Sound. Un calzone ci può tiene un sogno, Tony. Domani non si mangia carne. Carnute, calzone ci può, domani, madonna. Oh, finalmente abbiamo i capi di questa partita spettacolare che abbiamo appena finito. Bellissimo. Di vedere, ragazzi, forse
Vediamo ci i capi. Siamo divertiti. Scott con David XL20, iniettore, difesa missili, adrenalina. Zulu, giocatore di Valerio, con Moses, Rotogan, Macete, Taser, adrenalina. Ed infine Antonio con Celli, PTU, Macete, Landau e difesa missili. Risultato finale 189 per gli Old Boys. Sarà stata bella combattuta questa partita. Ma noi ce la siamo vista tutta. Sì, l'abbiamo vista tutta, è stato bellissimo, veramente. Sì, bello, bello. Soprattutto il finale, per non parlare dell'inizio spettacolare sulla borsa. Bene, vediamo Zulu, le statistiche con 48 punti, 10 kill, 6 morti e 5 assist. Pierk 15-11, 10-5. Don't 15-7, 10-11. Feso 12-12, 11-10. Scott 6-2-8, 22 assist. Complimenti a Scott. Dall'altro lato vediamo i Saw con Antonio 46 punti, 14 kill, 5 morti e 8 assist. Destroy 17-9, 10-7. Elisheva 12-8, 12-6. Vito 7-7, 12-8. E infine a chiudere le statistiche Kami con 6-6, 10-2. Vittoria per gli Old Boys. Sì, sarà stata una bella partita, Pino. Peccato non l'abbiamo vista. Crudo, cotto e mangiato da Cesar. Bene, ragazzi, quindi adesso vedremo. Forse. Faremo la telecronaca. Forse. Ci abbiamo quell'effetto vedo non vedo, diciamo, no? Ancora So contro Old Boys nella partita di ritorno sulla mappa Area 39. Ecco, giusto qua. Stefano? Giustissimo. Mamma mia. Domani per mamma me. Pastina con brodo, Madonna me. O altro pesce, zucchina alla poverella oppure minestra di carciofi. Benissimo, domani vado al ristorante, amore, ti saluto. Ciao, tante cose. E me la pasticla. Ma ne frega a me tu brodo di pesce, ma voglio mangiare l'asso al ristorante, guagnè. Scusate per questo attimo di francese delle murge, ritorniamo a noi, ragazzi. Quindi partita di ritorno sulla mappa Area 39. Vai Stefano, io inserisco il codice. Se la vedremo, Sì, mo la vediamo. Fucking gabober. Why you invite me, Bled? Andiamo a bot. Oh, Silver! Ciao, Silver! Mo, zuppa di pesce affettisciuto. Buono. Cesare accetta il mio invito, dice Gabo, andiamo a uccidere i bot. L'ho detto accetta il mio invito, andiamo a uccidere i bot. Allora Oni bro, welcome, metti Bronzo contro tutti. Se il gioco si bugga, metti Bronzo contro i bot. Fucking Gabo. Sei fantastico, Gabo. Gabo, ci volevi anche tu in bocca, non è? Hai mai mandato il curriculum a Zeli, Bled? Ma vediamo. Facevamo se partita, il talk show, facevamo. Bacticul, Bled. Niente ancora, Cesare. Let's go, guys. No, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Forse, vediamo. No, niente, non ce l'abbiamo. Sono partiti secondi, non abbiamo la partita. Appo. Ecco qua. Game over. Si conclude in bene. Game over. E game si fa qua. Va bene, dai. Metti il film della di Fedez, la Ferragni. Bene, dai. Gabo, stiamo andando a fare bot. O vogliamo vedere Bronzo contro i bot? Il bello è che si sentono tutti i rumori. Sì, tu, del gioco. E non parte la partita. E tu indovina. Cioè, se fai una telecronaca cieca. Vediamo. Airstrike. Rotoga.
forse da parte di non so chi, che ne so, qualcuno di qualcuno. Ancora roto, attenzione nella mappa. Sentiamo lo sniper, qualcosa. Lo sniper che uccide sicuramente una persona. Lo spruzzino. Qualcuno avrà la borsa? Incredibile, la protegge, la perde in questo momento qualcuno. Forse, la prende, la lascia. Sai cosa succede? Colpo di macete di Zulu, sicuro. C'è lì, Zulu con c'è lì e tese. Tese? E la palla Donnarumma! Mettiamo ancora live strike. Va a buon fine, non va a buon fine. Se ne frega un cazzo, l'importante è che è stata fatta. Ancora Rotoga. Ho visto qualcuno ha problemi di connessione. C'è ragazzi, un bot, guardatevi la partita, non ve la perdete questa che è fondamentale. Perlomeno impariamo a memoria i player. Possiamo vedere Pierp, Don't, Zulu, Scott, Peso, per quanto riguarda gli Old Boys con 6007 di rank contro un rank di 5980 voglia di giocare con Elisheva, Antonio, Destroy e Kami. Tanta mappa voglia di vedere. 39. Oh, cattura la borsa. Vincio, cattura la borsa. Segna punti uccidendo i nemici e catturando la borsa. Vince la squadra che ha catturato la borsa e segna il maggior numero di punti. Ecco, sicuramente Vita ha perso la borsa. Allora, secondo me questa partita finisce 73 a 47 per i soli. Per me dai, 85 a 68. Tombola! Gol di Elisheva, lo manda nell'angolo. Allora, Mazza, io dico 10. Autogol. Oh, si sente un silenzio. Tutti morti sicuramente in questa azione. Sono tutti morti. Dare il codice al mondo. C4 di Air Jordan. No, Air C4 è il codice, Pino. Ma sì. Che bella partita. Senti la difesa, ragazzi, missilistica che spotta le granate avversarie. Air Strike. No, bro, not game bug. It's bug tickle. Falcione di Vito. Mamma mia, che fallo! Yes, l'arbitro. We have this bug with this update. 90, l'arbitro 85, al VAR. Dice Mickey. L'arbitro al VAR, Cesare, l'arbitro al VAR, c'è un review. mio Dio. Va bene, dai, prendiamola a ridere. Sì, insomma fa. Purtroppo non possiamo fare altrimenti, se il gioco è buggato. Dai Cesare, apri un succo di fretta che vado di frutta, dai, su Cesare, dai. Ma dai! Vabbè, che sapello, mi mangiavo qualcosa, cazzo. No, non parlare di mangiare con Cesare, cazzo. Oh, ma lasciatemi stare che sono due giorni che parlate di calzoni di cipolle, porca puttana. Tra poco chiuderemo la live, ragazzi, ci sarà un bel regalo per voi. La morte è in arrivo. Bene ragazzi, vediamo i capi. Scott con David Shotgun, iniettore, difesa missili, adrenalina, giocatore di valore salvo, con Moses Rotogan, Lupara, MP e adrenalina, e Elisheva con JB, Rotogan, Shotgun, XL20, Landau e adrenalina. Quanto avevo detto io? Il risultato finale? 73 a 47 mi pare. Sì, vabbè, mo non si fa accenno di chi. Ma ho azzeccato che i SO hanno vinto 96 a 39, risultato finale, vittoria per i SO. Vediamo i risultati e le statistiche, scusate. Destroy con 38 punti, 10 kill, 6 morti e 5 assist. Elisheva con 31 11 7 2, Antonio 11 7 7 5, Kami 8 8 7 1, Vito 3 3 8 7. Invece dall'altro lato vediamo gli old boys, scusate, con Pierre 14 punti, 10 kill, 10 morti e 3 assist, Zulu 8-8-8-3, Don't 6-6-9-6, Feso 6-6-10-0 e infine Scott 1-1-7-14 assist. Vittoria per i Soul. Incredibile, abbiamo preso in pieno il risultato, cioè... Hai visto? Ma usi mazzeccato proprio, eh? Onesto.
Sì. Mamma mia, destroy. Siamo proprio vicini, let. Salvio! Bene, Ivan, puoi procedere con la domanda? Se vai. Riusciamo a vederlo la domanda, riusciremo a vederlo. Riusciamo a vedere. Oppure si bugga pure la chat adesso. Ecco qua. Ecco qua. Buongiorno. Nice test, Gabo, bro. Nice test. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Sta, prova. 1, 2, sta, si sente. Ci siamo, Ivan. Okay. Ivan, question party. Vai, Ivan, vai. Question time, guys. The last question of this line. Vai, mettiamo la tosta, mettiamo la musica. Vai. Ecco. Sta domanda è già risposto. Ce sarà? Pasta! Ma c'è sei? Ci sono. Tutto preso. Cioè, se hanno risposto nel frattempo, eh? Sì, adesso vediamo subito. Peppa Pig! Che si caca. Allora, ragazzi, vediamo la domanda del nostro buon Ivan. Quale operatore... Ecco. Dalla morte passiamo all'ambulanza. Dovrebbe essere il contrario. Vabbè. Quale operatore ha tempo di ricarica delle mine meno 50%? Travis. Chi è? Ugo. Congratulations, bro. Ugo is the winner. Vaffanculo. Bene. Ragazzi, quando segnalerò il bug a Panzerdog e invierò questo video come prova, mi manderanno a quel paese per la musica. Da fai? Bene, ragazzi, che dire? Purtroppo abbiamo avuto questi bug stasera, non da parte nostra. Purtroppo, quando il gioco è buggato, non puoi fare diversamente. Io, prima di concludere con il mio discorso, come ogni sera, lascio la parola a Stefano e a Danilo. Prego. Vai, Stefano, vai. Niente, ragazzi, vi ringraziamo sempre tutti per il supporto, per la presenza, per i like, e per questo splendido spettacolo che ci ha aiutato a fornire tutte le sere. Ecco qua, io intanto vi becco la scoreggia e stasera la vendetta ti arriva. E che dire, ci vediamo domani sera per l'ultima giornata di fase a gironi. Di gironi. E niente, buonanotte a tutti, ragazzi. E ricordatevi... E niente, che dire, ragazzi, è una serata così, è andata così, abbiamo avuto problemi con la live, ma non dipende da noi, non dipende da noi. Problemi con la live, problemi con il bug del gioco, no? Con il bug del gioco,
con il pack del gioco, e noi abbiamo cercato di intrattenervi al meglio possibile. Speriamo che vi è piaciuto, che vi siete divertiti lo stesso. Che dire? Beh, direi speriamo di sì, che... perché nonostante il bug, c'erano 22/25 spettatori. Anzi, noi quindi... vi ringraziamo per questo. Certo, ringraziamo e speriamo che domani, insomma, questo non accade, così ci divertiamo ancora di più. Speriamo quindi che a domani. Entro domani, insomma, il bug. A domani, ragazzi. Buonanotte a tutti. Forza Honor per sempre. Tac. Tac. Bene, ragazzi. Stefano è concluso. Danilo ha concluso. Che dirvi? Innanzitutto, grazie a tutti per il supporto, nonostante i bug che ci sono stati stasera delle partite. Ieri, bene o male, era solo una. Oggi, se non ricordo male, sono state 4/5. Purtroppo non dipende da noi, ragazzi. Noi facciamo il possibile per farvi vedere tutto ciò che accade in questo torneo Honor. Vi ringraziamo, vi abbracciamo per il supporto. Grazie a tutti. Ricordiamo Ciro, grazie ancora per i suoi 5 euro. Gianni, Don John per i 2 euro nella super chat. Thank you for Yarrako for donation of 2 euros and 50 cents. Thank you Blatter bro for subscribe. Grazie Stefano Bronson per i 2 euro. E, che dire, ringraziamo tutto lo staff, ringraziamo ancora una volta Simone Tsunami per le spettacolari grafiche che ci offre quotidianamente. Ringraziamo Valerio per tutte le statistiche che fa per i giocatori, per le squadre e quant'altro. Ringraziamo Ivan per i versus, per l'ottimo lavoro grafico anche da parte sua. Ringraziamo ancora Ivan per moderare la chat e per fare le domande qui in live. Ricordiamo che domani sarà l'ultimo giorno della fase a gironi, quindi settimana prossima non ci abbandonate, ragazzi, perché sarà la settimana finale di chiusura di questo torneo. Martedì, Stefano, correggimi se sbaglio. Martedì. Ci saranno degli aggiornamenti in seguito ai giorni definitivi. Mercoledì, per quanto riguarda il Silver. Per quanto riguarda il Silver, il Gold assicuriamo che sarà per venerdì. Allora, quindi da quello che ho capito, mercoledì il Silver, la semifinale, giusto? Sì. Quindi mercoledì semifinale Silver, venerdì semifinale Gold e sabato finali Silver e Gold, giusto? Stefano? Giusto? Giusto. Perfetto. Giusto. Quindi settimana prossima andremo. In ogni caso, per quanto riguarda il Silver, ci saranno aggiornamenti. Va bene, comunque domani vi sapremo dire meglio, ragazzi. Concluderemo questa prima esperienza di una lunga serie, direi, fantastica con voi, soprattutto con tutto lo staff, con tutti i colleghi che mi supportano e sopportano quotidianamente. Un attimo, Cesare, lasciami riposare. Diamo ancora il benvenuto. Ciao Miki, buonanotte. Diamo ancora il benvenuto a Gabo fra i moderatori, quindi benvenuto nella mia equipe, nel mio equipaggio. Grazie ancora. Grazie per esserti guadagnato il titolo da moderatore. Bene ragazzi, concludo con il dirvi ci vediamo domani, buonanotte a tutti, grazie ancora a tutti e alla prossima, state con noi. Mettiamo qualche canzone. Non sono io, aspetta. Ciao cognato, buonanotte. Ciao Miki, un bacione, buonanotte. So guys, that's all for tonight. See you tomorrow with the last day of this group stage. See you tomorrow. Bye bye. Good night to all and vaffanculo. Bye bye. Beh, vamo a giocare a Zipoli. Hello, baby.
Abbiamo finito col peto? Perfetto. Ah, ok, aspetta che non lo prendo. Stefano! Allora, aspetta.